telefonerà dicendo che non verrà a un appuntamento e arriva in ritardo e lei resta sola al biliardo e tutti si fanno avanti come alla guerra i fanti, ma in certe battaglie ci vuole riguardo, è come giocare a biliardo cercando la bella bionda, qualcuno che gioca di sponda, qualcuno che bleffa chi gioca d'azzardo, è il fascino del biliardo, si provano i colpi migliori e tutti hanno un fante di cuori, a noi giocatori ci basta uno sguardo che scivoli sul biliardo. Vai, vada, va, va, vai, vada, va, 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 va. Maledizione a questi oggetti giapponesi. Aspetti un attimo che ogni tanto mi fa questi scherzi. Dunque, vediamo, allora, lo yen oggi a 9,735, quindi quanto yen ha detto? Sono 6.000, sono 8.000 lire. 6.000 lire, 6.000 lire, 6.000 lire. Taci, muso giallo! Lasciala stare, ma qualcuno avrà toccato il tasto della traduzione simultanea, no? Vedi? Che strano, con te funziona sempre, eh? Certo, perché io con le macchine ci so fare. Perché lui con le macchine ci sa fare. Ma cos'è, una cassa femmina? No, ancora con la schedina, eh? Siccome tu speri ancora di fare 13. Che tristezza. Fare 13? No, il fatto che tu ti illudi che la tua vita possa cambiare con questo stupido gioco. Ma tu immagino che pensi di fare dello sport. Tu dici, sto facendo dello sport, calcio. Sono già tutto sudato. Invece tu non sai cosa c'è lì sotto. Lì sotto c'è la mafia, lì c'è la camorra, c'è la dragata, lì ci sono i calcio scommesse, le partite truccate. Che proprio tu, giocando la schedina, io, certo, sì, alimenti, dai. Certo. Dai, pensi dai. Che la gente viene presa da questa farsa del calcio tutte le domeniche. Verona-Milan? Due secco. Guarda, però il Verona è forte, eh. Non esiste, fuori siamo culi. Fuori casa. Vai, tu sei, vabbè, vai, tu sei. Dai, sei. Forte, vai. Permesso? Avanti! No, permesso di soggiorno. Prendo Marsala. Ah sì? E chi paga? Io paga. Io paga sempre a Ziz, paga. Per la strada, Shozit, che vuoi tu? Vai via, Baluba! Vattene in Africa! Ti c'entro io con l'Africa, io vengo del Pakistan! Se rido la donna subito mi piange! Mamma è lontana, la mia mamma è lontana, è così stufato! Ma cosa gli avete fatto al Baluba qui adesso, eh? È stato lui, l'ha umiliato, gli ho detto chi paga. Gli ho detto chi paga.
Guarda, non ho mai visto nessuno attaccato ai soldi come te, pidocchioso! Pidocchioso! Vergogna, non ti bastano i soldi che prendi a noi, anche al terzo mondo, che schifo! Schifo! Poi ho solo chiesto chi paga! Vabbè, vabbè, non ti preoccupare, io lo offro io il marsalino! Tieniteli stretti i tuoi soldi! Dai, dai, dai! E vabbè, toh! Oh! Che sia l'ultimo! Hai visto? Questo è lamento di povero, trucco nazionale dello Pakistan. Però funziona, eh? Sono in ritardo, sei visto Raoul? No, finora mai. Ed è un bel po' che siamo qui tutte le sere. Che stai dicendo? Niente, niente. È che oggi mi sembra tutto finto. Questo bar, questa gente, attori. Ognuno recita una parte. E a te è toccata la parte più ingrata. Aspettare un uomo che non arriverà mai. Invece con me sarebbe tutto sì, differente. Sì, sì, mi immagino. Tu stai sempre qui con la macchina in moto, vero? Ristorantino cinese, il letto sempre acceso. Sì. Ma tu non sei Raoul. Ma cosa avrà mai di speciale questo Raoul? È dolce, affettuoso, pieno di premure. Puntuale. Anche. So che, come tutti gli uomini importanti, ha molti impegni. Sì, beato lui. Io invece passo tutte le serate solo come un cane. E tutte le tue amichette? Ma scherzo, è tutto un bluff, tutto finto. Mi sono costruito anch'io un personaggio, una maschera. Per disperazione. Non rispondi? Come? Cosa? Parola. Pronto? No, ho sbagliato numero. Pronto? Sì? Sì che è qui. No, sta parlando con un'amica. Eh? Com'è? Momento. Ma c'è un sacco di carne attaccata così, eh? Sì, sì, di a me che è meglio, sì. La chiave è al solito posto sotto il derbino, va bene, ho capito. Poi? Eh? Che? Anche Armando è al solito posto. Che parla questa qua? È la mia nipotina. Sì, ecco, la tua nipotina ha detto che l'Aguepier che le hai regalato le sta benissimo. Se vuoi altro posso andare. Puoi andare. Quella è una brava ragazza. Infatti per Benny è come sbattere la testa contro il muro di Berlino. Momento, ma da est o da ovest? Perché da est ti si fa meno male. Non puoi capire, ma non iniziamo a discutere io te su questa cosa che poi va a finire. Che c'è? Ciao. Ciao. Posso sedermi qui con voi? Solo un momento. Poi arriva Raoul, lo sappiamo. Già. Dove non andate di bello stasera? Andiamo in qualche localino simpatico. Cos'ha questo locale che non va? Ma scherzi? Io dico un posto serio, con musica, candele, fiori. Una chiesa. Ma che dici, Gustavo? Musica zigana, fiore sul tavolo. Come quel simpatico locale lì a Brera, Lanfratto. Ci sei mai stato? Io a anfrattarmi quei posti tipo... No, 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 io lavoro, cara. Io sono un meccanico. Io la mattina alle 7 mi alzo. Vado che rose, violini, candele... No, candele, ma di quelle che ti spacchi le mani. Ah, ridi, non hai mai svitato una candela. Io non sono di quelli che vanno in giro... Che c'è? Ma ti senti bene? Ma secondo me tu lavori troppo. Guarda che la mia palestra, settimana prossima c'è un nuovo corso. Igiene nella fonetica psicodinamica. Psicodinamica. Ah. O. I. O. O. Ma perché non ci vieni? Intanto è di sera. Raoul ci viene? Ma lui non ne ha bisogno. E già, lui è furbo, lui ha i capelli, lui è bravo, intelligente, io sono invece squilibrato. Ma non dico questo, dico soltanto che ti comporti in un modo un po' strano. Forse non te ne rendi conto. Per esempio quel libro che mi hai prestato, Stato e rivoluzione di Lenin. Ti è piaciuto quello? Ma sai che romanzi storici russi... Però questo non è il punto. Nel paragrafo, quando parla del parassitismo e putrefazione del capitalismo, hai scritto appena, me ne sono accorta, Raoul, Raoul, Raoul. Voce! Pronto? Ah, Arturo, è per te tua moglie. Ha, 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 ha
Questa è una segreteria telefonica, non è una voce umana. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Bip! L'ha lasciato. Ma come si fa a trattare una moglie così? Ma tu quando eri sposato facevi lo stesso? Io? O faceva lei? Quando io e Raul ci sposeremo, tutto questo non accadrà mai. Come fai ad essere così sicura? Perché non so mai dove telefonarli. E quando ha detto che vi sposate? Ah, questo è bellissimo, così poetico. Sarà un giorno speciale, mi ha detto. Un giorno di un evento straordinario. Quando ripasserà la commedia di Halle, mi ha detto. Insomma, Benny, è un'ora che sei al telefono. Tu non ti preoccupare, che io arrivo. Io aspetto una telefonata importante. Sì, amore, certo. Tupino, non lasciare solo la tua tupina! No, 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 cara, no, sono al bar. No, ti giuro, ma era la cameriera, amore! La tua tupina è triste. Ma lo sai che Eva è un bel... Tocca a te, dai. No, non ti arrabbiare, volevo dire solamente dai, che dirlo. Eva è un non bel... Non dirlo, dai. Perché non lo devo dire, volevo gioca. Dire solamente non che dirlo. Eva è un bel nome. Ah, solo questo volevo dire. A te ti piace? Non è quella tutta... Figurati, tocca a me, eh? Sì, ma ti piace o no? Sì. Sai una cosa, anche a me piace. E credo che anch'io a lei le piaccio maledettamente. Non lo sa nessuno, però. Neanche lei immagina. Ma non l'hai visto come mi guardo quando parlo? Come ti guarda? Mi guarda con gli occhi per aria, no? E poi sbuffa. Questo è un buon segno. Sempre meglio delle altre che si voltano dall'altra parte. Oh, qui suona, eh! Chi risponde? Cosa fa adesso? Ma tu guarda... Pronto, chi è? Ah, già. Pronto? Sì? Sì? E qui, Eva, sì? Chi parla? Eva? È per te! Raul! Lo sapevo, ti ha telefonato. Beh, per dirti che non viene. Pronto? Raul? No, 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 non stavo aspettando. Bene, hai prenotato il ristorante? Anche l'anfratto? Non possiamo andarci. Si è occupato tutta la notte. Sì? Ma è una riunione importante. Passi? No, hai detto passo. Ma come, Chip? Ma che significa, Raul? Ma non ci sono donne, vero? Come? Una coppia? Ah, vestita. Ma che significa, Raul? Va bene, facciamolo, sentiamoci direttamente domani, va bene? Sì, a domani. Ciao. Va bene. Però è stato carino, eh? Sì. Almeno ha chiamato per avvisarmi. È stato molto carino. Cioè, poi si sentiva che il telefono era occupato, eh? Dove? Io dico, però, Eva, se avessi un decimo della mia capacità di capire gli uomini... Vabbè, dai, sarebbe un mostro, no? Ti piacerebbe, eh? Avresti trovato l'anima gemella. Pronto? Chi è ancora? Qui Zanzibar. Eccovi il mio programma per te. A me cosa me ne frega? Tavolo per... Ma che tavolo è tavolo prenotato? Ma figurati, qui non prenotiamo i tavoli. Tu vieni, fai la tua bella coda, se c'è un posto te lo do. Tavolo pieto, eh? Possibilmente d'angolo. Figura, ma chi si crede di essere questo qua? Un tavolo quieto. No. No. Una zingara una volta mi aveva predetto. Tu avrai due grandi occasioni. Una è andata. Questa storia della coppia vestita non l'ho mica capita, sai. Non è che Raul mi nasconde qualcosa? No, ma che ti viene in mente, no? Perché, sai, noi donne per queste cose abbiamo un sesto senso. Comunque, se tu volessi dimenticare... Vabbè, come non devi, succo di frutta con Malibu. Ma guardala,
Sempre lì ad aspettare quel beccamorto che non arriva mai. Perché a me una così non dice niente? Vabbè già. Perché se solo mi interessasse un pochino, io andrei lì e le direi... Sai cosa le direi? No. Sai, Eva, per esempio, ho qui la macchina di fuori. Magari non è vero, ma fa niente. Possiamo andare insieme, ti do un passaggio se vuoi, capisci? Ma non glielo dico. E sai perché non glielo dico? Perché ti direbbe di no. Italo, tu con le donne non ci sai fare. No. Scusa, ma no! Un altro al tuo posto sarebbe andato lì e le avrebbe fatto un discorso completamente diverso, capisci? Tipo? Tipo... Cosa ci fa qui una donna tutta sola, eh? Perché non usciamo a fare due passi a piedi nudi nel parco? Perché dovrei dare una fuga di mezzanotte e allora, stregata dalla luna, avrei un brivido caldo e sarebbe l'estasi. È arrivato l'impero dei sensi. Ma cos'è la programmazione di una multisala? Lui non capisce niente, però invece io capisco. Per cui vai, ti dirigo io, vai, vai, vai. Ti dico io, dai, vai, ma provaci. Vabbè, se facciamo conto che sei io. Facciamo sei, facciamo sei. Sì. No. Ma dai, sì. E vabbè, dille qualcosa però. Come stai? Adesso cosa fa? Mi chiede l'ora. Che ore sono, Eva? Scusa. Sono precisamente 10:45. Ma non mi fai indovinare, non lo sto capendo. Sono le 10. Scusa, non ho capito. Hai detto tu, chiedi l'ora. Cosa sto qua a fare io? Ma fammi ridere, sembra nato. Secondo te, non so, un esempio, Claire Gable, cosa faceva quello quando vedeva... Ecco, cosa faceva quando vedeva Vivian lì, no? In Via col Vento? Le chiedeva l'ora? No. Ma sapeva, lui è furbo. Senti, Italo, fammi il favore. Adesso tu, Via col Vento, pensa a Via col Vento, capito? Via col tutto Vento, un po'... tutto un po' morbido, ma... romantico, però, il baffo, se... e vai. Via col Vento. Così è bene. Questa è la canzone mia di Raul. Come ti permetti? Vai via. È stato un incidente di percorso questo. Italo, cerca di aiuto. Che film hai visto tu? Ah, la corazzata Potionkin. Questo è bello, Leone. Eh già, così secondo te adesso te la butti su una carrozzella, la sbatti giù dalle scale e lei si innamora. Ma no, Italo, stammi a sentire. Per le donne ci vuole altro. Delon è semplice. Fai Delon. 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 Come fa Delon? Delon. Delon butta indietro il ciuffo ed è tutto. Ecco, tu. Senza ciuffo. Vai, ti scordo. Guarda, Delon così. Fa vedere, vai. Amori. Ecco, no, questo è barbareschi. Devi concupire, sedurre, ci vuole qualcosa. Ho trovato Nicholson. Italo, Nicholson. Cosa fa? È un po' diabolico. Prende. Questo è diverso, non è? Perché mi viene meglio. Fai di voi. Inquieta. Wendy. Piange, grandioso, piange. E cosa fanno gli uomini duri quando una donna piange per farla innamorare? Italo, cosa fanno? Non lo so. Gilda, Glenn Ford. Piangi. Hai capito? Vai, colpisci. Ah, adesso ti sei messo a fare le proposte pure a Maria. Come ti sei ridotto? No, Arturo, non sento. Pronto, Arturo. Ti parlo? Me ne vado, capito? Sono qui, sto facendo gli sforzi e in questo modo voi... Ma arrangiati, Casanova. Nova. Ma perché? Perché la tratti così? Lo sai qual è il tuo problema? Che con le donne non ci sai proprio fare. Per esempio, Raul. Raul ci sta facendo, Raul. Non piace. Che fai, giochi ancora? Sì, perché? È perché io devo andare a casa, mi accompagni? Sai, di notte si possono fare brutti incontri. No, grazie. A me non interessa, sai, brutti incontri. Mi chiamerò un taxi. Gusto? Tu sei mai stato innamorato? No, guarda, io ho fatto solo il barista. Anche per stasera Zanzibar chiude, signori!
Andersen! Ragazzi, ho fatto il possibile per voi, ma fino a domani sera dovete arrangiarvi da soli. Arturo, posa lo sgabello, va? Va bene, va bene. Era solo per non sentirmi spaesato quando sono a casa. Chiudi tutto e spegni le luci, eh? E giù! Qualcuno ha chiamato un taxi? A volte penso che dovrei vivere in Africa, davanti a un mare azzurro e ad un cielo blu, bianche nuvole, apparizioni, fiori, sere, solitudini, rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre quel che vuoi tu. Gioco a risico, passo serate con gli amici, sempre i soliti, guardo giornali, a volte penso che forse c'è bisogno, come in un sogno, di cannoniere e dati di pirateria, portarti via, portarti via. Forse è meglio così che star da soli in birreria. Un atto di pirateria, portarti via, bellezza mia, e portarti via da questo bar, verso i profumi di Zanzibar. Via da questo bar, lungo le coste, le belle coste del Madagascar. Ma non ti accorgi che ti ho portato in Africa e ti ho portato dove volevi tu. E le navi vanno, saranno portoghesi, meglio perdersi in un colore, in un ricordo, una malinconia, sì, però col vento che muove tuniche, apparizioni, grida, colori, voci, canzoni, musiche. Forse è meglio così che restar qui senza mai ridere. Un atto di pirateria, portarti via, provare a vivere e portarti via da questo bar, verso i profumi di Zanzibar. Via da questo bar, verso le coste, le belle coste del Madagascar.